Ben ritrovati a questo gameplay di Resident Evil 5 qui con Leonken95 e Vincenzo, che sta dall'altra parte adesso a mare a giocare a pallone. Chissà che cazzo sta facendo, ma non me ne frega. Allora, adesso bombardiamo prima questi stronzi. Ciao. 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 Qualcun altro? Sì, ecco là. Buonasera. Eccoli laggiù. Scomparsi nel nulla. Un altro. Ah, ha cacciato un pipistrello. Bene, sono finiti. Questa musica però non mi piace. Ah no, adesso non c'è più. Oh my god! Dove cazzo sono questi stronzi? Oh my god! Stronzi! Ciao! Vabbè, adesso. Ui! Oh my god, ma andate a fanculo! Coccodrillo se l'è mangiato, fatto anche bene. Bene, adesso... gira questa. E io ora cerco di sacrificare la mia vita per aprire uno stupido ponte. Ma che stronzata. Piccolo balletto da parte di Chris. Destra, sinistra, sinistra, destra. Oh, schivare dal coccodrillo. Avanti, indietro, sinistra, destra, avanti, destra, sinistra, indietro, avanti, destra. Ah, che cavolo. Schivata dal coccodrillo. Avanti, sinistra, destra, giù, giù, giù. Avanti, indietro. Schivata dal coccodrillo, sì, destra, sinistra, destra, sinistra, avanti, indio, però è schivata. Vai, vado subito il tempo a fare questo balletto. Il ponte è aperto e scia se ne va a fanculo. Che cazzo viene a fare da me? Aspetta là. Ah no, ma si sta obbediente stavolta, mi stai aspettando? No, stai venendo da me. Che cazzo viene a fare da me? Il tuo è un posto relativo. No, rosso relativo. Però questa cosa diciamo, il tuo è un cazzo relativo. Il cazzo non fa per te. No, se lo canti con me. Nella gran solitudine. In questo posto disperato. Senza più un'anima. Sono tutti quanti morti. Per la gran solitudine, infatti qui sono tutti quanti soli, solo uomini, nessuna donna. Guarda che scoperta, Shiro. Viaggio nel tempo. Alexander Ashford. Buongiorno! Ciao! Ciao! No, ciao ragazzi, veramente, no, mi dispiace, no? Che cavolo è stato? Hai fatto male alla mia sciva, stronzo! Non si fa! E paghi le conseguenze, scusami! Scusami, non vorrei farlo! Scusami, non vorrei farlo! Ma sono pagato per questo! Negli Stati Uniti vi danno 3.000 euro solo per uccidere, 3.000 dollari solo per uccidere questi neri. Puliamo il mondo. Da questi sciaurao. Tu puzzi. Lo so che puzzi, non ti preoccupare. Allora, andiamo a affrontare l'uomo motosega.
Dov'è la mia pistola? La mia pistola che ti dà, però. Oh, ciao amico. Sii bravo, per favore, non fare cattivo. Qui è Shiva, ti aspetta qui, eh. Ti prego. Ah, che cavolo. Sì, grazie. Bene. Qualcosa non mi convince, però. Ecco quello che non mi convinceva, cazzo. Stronzo. No, ma perché perdere tempo quando si ha un lanciarazzi? Vieni. Buonasera. Perché perdere tempo quando si ha un lanciarazzi? Questa è la domanda. Un altro branco di miri da affrontare. Ovviamente ricordiamo che queste battute sono dette al gioco, non alle persone vere di colore, di cui io rispetto. Non rispetto a questi qui però, che sono bastardi. Quelli che conosco sono più simpatici. Fammi indovinare, vuoi salire? E io non ti faccio salire. Vuoi morire? Ok. Basta che lo dici. Qualcun altro qui ci fa male la pancia, vero? Eccolo là. Saddam Hussein. Senti, Saddam Hussein, tu devi morire. Cioè, tu o sei con la mazza in mano, o comunque sei uno stronzo. È inutile che ti distingui. Una volta con la spada, una volta con la bomba, una volta con la mazza. Sei sempre Saddam Hussein, ricordatelo. Baffone. Oggi mi sono rasato i capelli, ma veramente, me ne fotte un cazzo. Bene, adesso lanciarazzi Chris, si veloce. Tu muori là sopra. Adesso muore a terra, guardate. Avete visto? Scia, guarda che è morto, comunque. Cioè, è morto a scoppio ritardato. L'ho prima colpito, poi è sceso e poi è morto. Quelle morti a scoppio ritardato, quando uno dice è morto in ritardo. Bene, tra un po' poi incontriamo un'altra massa più Saddam Hussein, perché se dove c'è Saddam Hussein ci sono tutti. No, aspetta, c'è più sfizio con la tripletta. Uè, Saddam, non piangere tu. Eccolo qui, Saddam Hussein. Ciao. Un altro Saddam Hussein. La famiglia Hussein. Non sto capendo un cazzo, a chi stiamo sparando? Mi raffigna tutto, eh. Shiva, ricorda, sei una stronza. No. Alexander Ashford inizia a progettare una sede in Antartide e provvede in seguito alla video. Omue! Ciao Saddam Hussein! Sei tornato dall'Iraq? E io ti rispedisco in Africa. Ciao, tu sei tornato dalla Cina e ti rispedisco in Asia. Sei tornato dall'Inter? E tu da dove sei tornato? Ah, dal mondo delle fate. Si squagliano come bolle. Come quando si squagliano a terra, come se stessero bollendo nell'acqua. Beh, nell'acqua sono già stati bolliti fin troppo, eh. Non ti preoccupare, Josh, adesso ti copro. Vedi come ti copro? Oh, la famiglia. Tutti riuniti per picchiare a due persone innocenti. I Nutelloni dove sono? Josh è fatto qui, non è fatto ancora uno. Josh, Saddam Hussein, buonasera. Con tutto il rispetto che ho nei tuoi confronti. Muoviti.
altrimenti non ti copro più. Ce l'ho quasi fatta, forse che sto 3 ore fa, quella mandarino chiatone l'incredibile Hulk trafitto il cuore. Bene, presto, dentro, dentro, grazie, giuro ce l'avevo, non mi serviva. Meno sto morendo, ricordatelo. Adesso metto da una sola parte. Ah, uno spray ce l'ho per fortuna. Ora si fa così, vedete? Mirare e poi sparare. Questo è uno scoppio ritardato. Ah no, non si muove.